E siamo nuovamente insieme, amici sportivi, tifosi del Napoli, pochi minuti al calcio d'inizio di Benfica-Napoli. Si parte dal 3-2 dell'andata, Napoli che naturalmente si qualifica se pareggia o vince. In questo momento viene cantato l'inno del Benfica, squadra di grandi tradizioni, come abbiamo avuto modo di ricordare, ma come tantissimi di voi sapranno, vincitrice di due Coppe dei Campioni. Tutti ricordano il Benfica di Eusebio. E vorrei dire, a proposito di quest'inno che viene cantato dal tenore Luis Picarra e che ha visto anche la partecipazione del musicista direttore d'orchestra Antonio Vitorino d'Almeida, sale il tifo e il grido dei tifosi del Benfica, ma si fanno sentire anche quelli del Napoli, squadre che fanno il loro ingresso proprio in questo momento. Gara che sarà diretta da Wolfgang Stark della federazione tedesca. È veramente un gran bel colpo d'occhio quello che regala lo stadio La Luce, lo stadio della luce di Lisbona, che come vi abbiamo detto più volte è anche chiamato la cattedrale. È il nuovo impianto rifatto sul vecchio La Luce. Si vede benissimo da ogni angolo di questo stadio, così come sono funzionali tutte quante le strutture. Ma ora concentriamoci sulla partita, concentriamoci su questi 90 minuti. Abbiamo parlato per più di un'ora di quelle che sono le difficoltà, di quelle che sono le caratteristiche del Benfica, e vediamolo lo schieramento della squadra di Kike Flores. Kim tra i pali, linea difensiva formata da Maxi Pereira e Jorge Ribeiro sugli esterni, Luisao e Sidney i difensori centrali, a centrocampo Katsouranis e Yebdali interni, gli esterni Ruben Amorim e Reyes, e in avanti Di Maria a sostegno dell'unica punta Nuno Gomes. Il Napoli risponde con Giannello tra i pali, tre difensori centrali, Contini, Rinaudo e Cannavaro, gli esterni Vitale e Maggio, a centrocampo Blasi, Amsic e Cargano, e in avanti Zalageta e Lavezzi che si era infortunato proprio dopo la partita, nella partita con il Benfica, è stato fermo queste settimane ed eccolo qui pronto dal primo minuto a cercare di continuare il cammino europeo del Napoli. Gianni. Sì, indubbiamente è una gara difficile, una gara che Napoli deve giocare, come ti dicevo prima, con la massima serenità, tranquillità, autorità, e deve dimostrare quell'autostima che ha dimostrato di avere a Bologna. Una squadra sicura con un grandissimo margine di miglioramento, ma anche in netta fase di miglioramento e di maturità. Solite ritualità prima dell'inizio del match, ecco l'inquadrato il tedesco Stark, i due capitani Nuno Gomes e Paolo Cannavaro. Mentre continuiamo a vedere l'aquila, il simbolo del Benfica. Benfica quinto in campionato, seppur solo un punto in meno di un trio che comanda la classifica, dove tra queste tre squadre c'è lo Sporting di Lisbona e il prossimo avversario in campionato del Benfica, il Lechao. Napoli che, come vi dicevo, invece giocherà la prossima partita in trasferta a Genova, ma ci sarà modo e tempo di occuparci di questo match stasera. Il corpo, la mente e il cuore sono qui a Lisbona. Eccoli i tifosi napoletani ed ecco anche il solito incitamento dei giocatori di Eddie Reia tra di loro. Un Napoli in buone condizioni fisiche, un Napoli che ha tutti a sua disposizione, gli unici che non sono agli ordini di Reia sono Bogliasino, che è ancora in convalescenza, e Iezzo, non ci sono squalificati, l'unico diffidato è Blasi, che dovrà fare attenzione evidentemente se il Napoli, come noi ci auguriamo, proseguirà il suo cammino europeo. Sì, hai detto bene di Iezzo, ma Giannello quando è stato chiamato da Reia ha sempre risposto alla grande. Per cui voglio dire, il Napoli è riuscito anche a dimostrare di avere un organico di primo ordine quando Rea ha deciso di fare il turnover. È partito il match, alla sinistra dei teleschermi, maglia evidentemente azzurra il Napoli, maglia rossa, pantaloncini bianchi per il Benfica. Il lungo lancio di Paolo Cannavaro direttamente in fallo laterale ed Eddie Reia è già in piedi a dare indicazioni ai suoi. Quinta stagione al Napoli, un Napoli che dalla C1 si è ritrovato in Serie A, ottavo posto e ora l'Europa. Zalageta
Contini, nessuno a disturbarlo, lungo il pallone in profondità, lo scatto di Lavezzi è più veloce di Luisao, lo supera Lavezzi e c'è Kim che in qualche maniera lo ferma. Grande opportunità per il Napoli. Questo è il modo con cui il Napoli deve giocare, approfittando proprio della lentezza del duo centrale del Benfica, sfruttare molto la velocità di Lavezzi, metterli in difficoltà su queste ripartenze improvvise, anche se è stato Contini a dare una palla lunghissima, molto precisa, molto intelligente. Lavezzi è andata a rete tranquillamente, poteva anche far gol. Vitale, Blasi, pallone che scivola tra i piedi di Nuno Gomes, Katsouranis, Di Maria, attenzione, limite dell'area, il sinistro e il pallone di poco alto, brivido per Giannello. Sì, ma d'altra parte Di Maria, trovandosi in quella posizione di centrodestra, lui che è un mancino non poteva far altro che calciare in quella maniera. Certo, se avesse dato un po' più di giro sicuramente sarebbe stato un tiro molto più pericoloso. Però comunque pallone che è andato per quello che ti la traversa, di poco alto, un palmo alto sopra la traversa della porta difesa da Giannello. I fischi del pubblico per il rinvio del portiere napoletano, che ogni volta è stato chiamato a sostituire Iezzo, lo ha fatto veramente nel migliore dei modi. Opportunità europea per lui. Tanto è fermato Maggio, Reyes, partita che è iniziata subito bene con un'opportunità per il Napoli, ottima con Lavezzi, ma attenzione, Cannavaro commette fallo, ingenuità del capitano del Napoli e viene ammonito Paolo Cannavaro. Secondo me, tra l'altro, il fallo non c'era neppure, perché non ha fatto niente, però certamente bisogna evitare, proprio come ti dicevo qualche attimo fa, bisogna evitare di farsi prendere, voglio dire, dal nervosismo e dalla preoccupazione, perché effettivamente bisogna stare tranquilli. Più che altro è stato ammonito per aver calciato via il pallone, non tanto per il fallo. Sì, in effetti è così, ma come ti dicevo prima della gara, questi palloni sono leggeri, più leggeri del normale, quindi bisogna stare attenti alle marcature al centro. Attenzione a Ruben Amorim, il suo pallone verso Giannello, no. Attenzione, Yebda, poi il tiro sbagliato di Sidney, meno male. È pericolo per il Napoli. È lì che dobbiamo stare attenti, su queste palle inattive, che poi tra l'altro mi è sembrata anche una palla innocua, non c'è stato neppure, voglio dire, una palla liftata, velenosa, forte. Bisogna stare tranquilli in area di rigore, marcare gli uomini giusti, stare attenti e marcarli veramente tra la porta e l'avversario, non farsi scivolare l'avversario alle spalle. Siamo al settimo minuto, 0-0, il Napoli ha avuto una grande opportunità con Lavezzi, ma poi due occasioni, una quest'ultima pericolosissima del Benfica. Yebda, Reyes, non bisogna dare coraggio ed entusiasmo al Benfica. Esatto, tu hai detto le parole giuste, non bisogna assolutamente, io avrei usato anche un altro termine, farli casare, perché è importante che non si entusiasmi. Pallone verso il centro, fermato Di Maria, Vitale con calma, Blasi, Contini. Rischia qualcosa nel dribbling in aria, poi si allunga il pallone, lo perde Reyes, ma è bravo Gargano, poi Lavezzi, ancora Lavezzi, supera Sidney, va contro Maxi Pereira che in qualche maniera lo ferma. Allora Luisao, palla in profondità per Di Maria, fermato ottimamente da Blasi. Indubbiamente quando loro vengono avanti, come in questa fase di gioco a testa bassa, bisognerebbe sfruttare molto bene le ripartenze, perché si sbilanciano e forse è anche positivo. Brutto fallo su Lavezzi. Infatti io mi aspettavo che gli dessero addosso, guarda, perciò ho sperato che addirittura, proprio per questo motivo qua, che non giocasse Carlos Martins, come non gioca, proprio perché è un cagnaccio, uno di quelli che secondo me, giocando in quella zona del campo, Lavezzi lo avrebbe certamente marcato molto duramente. Lo scambio ancora con Katsouranis, va a chiuderlo Gargano, ancora Katsouranis, il sinistro, non ci sono problemi per Giannello. Ma io ritengo che la linea difensiva del Napoli sia abbastanza posizionata bene in questo momento, anche se potrebbe alzarsi un po' di più, cercare di portare il baricentro un po' più alto, perché a mio avviso la gara bisogna cercare di farla a centrocampo. Nel momento in cui l'allenatore del Benfica ha messo due esterni alti, per dirla in termini un po' arcaici, ha messo due ali, se vogliamo, molto larghi, proprio per tenere bloccato Maggio da una parte e Vidal dall'altra, a centrocampo allora hanno un uomo in meno, e noi in quella fase di gioco a centrocampo dobbiamo cercare di sfruttare. Maggio, pallone ribattuto da Reyes, che era stato l'autore del tiro precedente, non Katsouranis come avevo detto, ma Jorge Ribeiro, Yebda, davanti a lui Cannavaro, ancora Yebda, cerca lo spazio per il cross, non lo trova, ma insiste, poi prova il destro, fuori.
Sì, ma fino a quando tirano da 20-25 metri va anche bene. Ti ripeto, l'importante è aggredirli a centrocampo, cercare di recuperare palla, catturare il pallone e gli inserimenti senza palla sia di Gargano che di Amasic. Poi è chiaro che Lavezzi deve cercare di portarci in superiorità numerica, lui che gli piace variare a destra, a sinistra, salta sempre bene l'uomo, se ne salta 1-2 meglio ancora, così abbiamo l'opportunità che Zalaceta riesce sempre a liberarsi del suo Angelo Custodi che gli sta particolarmente attaccato. Protesta Amasic. Luisao, Yebda, scambiano i giocatori del Benfica e Napoli attende nella propria tre quarti, c'è il solo Lavezzi in avanti. Di Maria, bello il suo colpo di tacco, ruba Morim, ancora Di Maria in area di rigore, no, davanti a lui Contini e Giannello, bravissimo Giannello. Riesce a deviare, mamma mia che paura per questa incursione del Benfica. Sì, Di Maria è pericolosissimo quando sta a destra, rientra con quel sinistro che calcia sempre molto bene. Ecco, stavolta Giannello è stato veramente eccezionale, è stato bravissimo come allora solito. Era stato anche deviato da Vitale, quindi ancora più insidioso. Primo calcio d'angolo per il Benfica, lo batte Amorim. Vedi lì in area di rigore Nuno Gomez cercava di fare il furbo, di andare su Giannello, di marcarlo, lui l'ha spinto. Mentre l'arbitro sta richiamando Rinaudo e Luisao. Bisogna stare molto attenti a questi calci piazzati, hanno degli ottimi colpitori di testa i giocatori del Benfica. Ecco il pallone lungo sul secondo palo, Giannello allontana di pugno e il pallone scivola in fallo laterale. Avanza Maxi Pereira, ancora Di Maria, su di lui Vitale, vede il fallo l'arbitro e c'è anche il cartellino giallo per Vitale, forse un po' eccessivo questo cartellino giallo. Sì, è andato effettivamente da vuoto, è inutile adesso, lui è entrato in ritardo e lo ha preso, deve stare tranquillo, lì bastava temporeggiare un attimo, stava con la faccia verso la linea laterale, certo non è che andava nei distinti, dovevo che vada, per cui bisognava tenerlo lì senza fare fallo, perché adesso calcia Di Maria, no, non mi sbaglio, Reyes col sinistro, ti mettono queste palle dentro, sono venuti su i due difensori centrali e bisogna stare lì a controllare, marcare e a trepidare. Eccolo José Antonio Reyes, pallone col tetto di testa da Yebda. Reyes è andato a destra, Morim è venuto qui a sinistra. È un po' una caratteristica di questo allenatore spagnolo cambiare sempre la posizione degli esterni alti per cercare di portarli nei piedi tra virgolette sbagliati. Azzuranis, Di Maria, il pallone è tra le braccia di Giannello nonostante il disturbo di Nuno Gomez. Sì, che tra l'altro che ha giocato in Italia è uno di quelli che è ancora più aggressivo degli altri, lo vedo proprio molto determinato, sì, più qui... di tutti quanti gli altri. Palla rasoterra, Zalaceta, duello con Yebda. Ancora Gargano, no, buona l'idea, respinta da Sidney, poi palla basta opposta, Vitale! E il pallone in qualche maniera viene fermato da Maxi Pereira. Gran idea di Vitale con il tiro a volo, poi bravissimo Lavezzi a fermare l'incursione del... anzi Blasi a fermare l'incursione del Benfica e c'è un fallo. L'arbitro aveva dato prima il vantaggio, sì. Quando ha visto che il vantaggio non si è realizzato... ha dato quel fallo che giustamente secondo me ha fatto anche bene, se non sbaglio l'ha fatto Contini, Amorim davanti a lui, Vitale, arriva anche Amsic che raddoppia, Amorim in area di rigore, bravo Vitale, Amsic, Gargano su, ora ci vuole un buon contropiede, Lavezzi si apre Maggio sulla destra, Lavezzi resiste a una carica, avanza il Pocio, poi Zalaceta, il colpo di tacco fermato da Sidney. Yebda, certe volte basta poco, toccarla subito di prima, Gargano che stava dietro e la metteva subito a sinistra ad Amasic che era partito, basta pochissimo, stare attenti e non si sbagliano queste palle in una fase offensiva dove poi dopo possono ripartire. Tanto prova Reyes, un tiro che non c'entra lo specchio della porta, palla sul fondo mentre Stark va a redarguire Giannello per affrettare i tempi del rinvio. 15 minuti ancora da giocare nel corso del primo tempo e questo è Kike Flores. Zalaceta spizza di testa per Lavezzi,
cerca di difendersi dall'attacco di Sidney, cade a terra, Salaceta, bravo Lavezzi. Maggio, palla bassa, Lavezzi cerca il numero esterno della rete, acrobazia di Lavezzi. Sì, è stato un grandissimo numero, reclama il calcio d'angolo. Prevedibile, Lavezzi come suo solito, chiaramente era convinto forse di tenere la porta in una posizione diversa, forse più pensava di tenerla alle spalle. No, forse non l'ha toccata il portiere. Ma lui ha avuto la convinzione che l'avesse toccata. Indubbiamente la posizione che sta occupando Reyes, che sta facendo in effetti la punta esterna a sinistra, non sarebbe male di scaldare anche Santa Croce. Tanto invece adesso il tocco duro è l'ammonizione per Reyes. Con Rinaudo, guarda un po'. Questo è brutto. È bruttissimo. Poi si è fermato, il piede l'ha tolto. Però l'intenzione... Anche Rinaudo deve evitare, anche lui, mentre stava cadendo, guarda, ti faccio vedere, gli ha messo, guarda. Guarda adesso. Deve fare attenzione quando Rinaudo. Quando la squadra va in trasferta... Tra parentesi, in Europa è recidivo. In Europa proprio per questo bisogna cercare di evitare quelle cose che sono abituati a fare nel campionato italiano. E quindi intanto sta per scadere il 45esimo minuto, vediamo quanto sarà il recupero. Lavezzi... su di lui Katsouranis, lo ferma in tutte le maniere, ma questo è fallo. Non deve fermare. Questo è fallo e l'arbitro non l'aveva visto, lo ha visto invece il guardialine. Barbara, quanto sarà il recupero? 3 minuti di recupero, come si può vedere in questo momento nel tabellone. Perfetto, 3 minuti di recupero e calcio di punizione per il Napoli. Ma infatti, come ti dicevo prima, è importante far giocare Lavezzi e dargli la palla, perché comunque viene sempre fuori qualcosa. Anche adesso il Napoli è salito, va in area di rigore, cerca di sfruttare questa palla inattiva. E questo perché? Perché Lavezzi ha tenuto palla e ha preso fallo. Gargano, pallone insidioso al centro, palo, Salaceta, incredibile, incredibile il Napoli, che cosa ha divorato, palo di Cannavaro e clamoroso errore di Salaceta. Rivediamo, guardate qua, palo, Kim è battuto, Salaceta può far tutto quello che vuole, ma non tirare fuori. Se l'è tenuta troppo addosso la palla, non è riuscita a farla scendere bene, teneva tutto alla porta davanti, va bene. Ci può anche stare, adesso l'ha presa proprio male, l'ha presa male, ma la teneva troppo sotto, l'ha presa male. Che peccato, Napoli, questo sì che era veramente un colpo importantissimo allo scadere del primo tempo. Comunque questo è un qualcosa che può dare coraggio ancora di più al Napoli e creare delle insicurezze a un Benfica. Il Napoli può essere pericoloso da un momento all'altro, come abbiamo visto. Ti chiedo scusa, Massimo, Maggio qui ha fatto una stupidaggine. Ma non deve entrare, deve temporeggiare su questi campi a livello europeo con la palla all'avversario. E meno male che non stavano 20 metri più avanti. Bisogna stare lì tranquilli, senza farsi prendere, sereni, come dicevo io. Io non lo so, certe partita volte è diventata un po' nervosa. Sì, sicuramente è diventata nervosa, però se diventa nervosa sicuramente è a danno del Napoli. E non c'è dubbio, tutto da perdere il Napoli. Punizione di Reyes verso il centro, Yebda anticipa Salaceta, ma il pallone è altissimo sul fondo. Ancora 1 minuto da giocare, poi si andrà negli spogliatoi. Risultato di 0-0 in questo primo tempo, dove il Napoli praticamente ha aperto e chiuso con 2 grandi opportunità. Ma se quella di Lavezzi è stata un'opportunità, quella di il palo di Cannavaro e subito dopo l'opportunità per Salaceta è stata un'occasione enorme. Certo, ma adesso non bisogna neppure piangerci sopra, bisogna cercare invece di ripetere queste azioni, cercando di fare la fase offensiva come l'abbiamo fatto in queste occasioni, dove sia Lavezzi che Salaceta hanno avuto. Eccolo Lavezzi, ecco, bravissimo per Maggio. Maggio al centro e ferma tutto Luisao. Ancora Maggio. Su di lui Jorge Ribeiro, ma vedete che quando il Napoli, lo stavamo dicendo, riesce a giocare con ordine senza sbagliare l'ultimo passaggio, diventa pericolosissimo. Ma principalmente con la convinzione, anche se adesso Luisao, con la sua esperienza internazionale, titolare della nazionale brasiliana, come abbiamo detto a inizio di trasmissione, ha giocato una penultima gara proprio contro la Bolivia, aveva capito tutto che Maggio la metteva per Amsic. Allora a quel punto tanto valeva la pena calciarla forte di esterno collo. Termina il primo tempo 0-0 tra Benfica e Napoli. Possiamo dividerlo in due: da un po' di preoccupazione nei primi 20 minuti, ora il rammarico di non aver chiuso il primo tempo con il vantaggio del Napoli. Le uniche occasioni gol, le vere palle gol, le ha avute il Napoli.
L'arbitro consulta il cronometro e si parte per il secondo tempo. Eccoli qua. Yebda gioca il primo pallone di questa ripresa. Primo corner della ripresa, terzo in assoluto per il Benfica. Nessuno ne ha battuto il Napoli. Va Di Maria, pallone molto alto, attenzione! Chiuso Sidney, meno male, c'era stato l'errore liscio di Cannavaro al centro dell'area, ma ancora Benfica, tutto il Napoli al limite dell'area di rigore. Bravo Maggio, Zalageta, Maggio, bene l'esterno per Lavezzi, arriva anche Hamsik, 3 contro 3, l'incrocia Zalageta, Lavezzi, il suo sinistro alto. Maxi Pereira, chiede palla a Yebda, palla invece centrale per Katsouranis, poi l'intervento di Blasi, sempre attentissimo al centro del campo, no. Lavezzi a terra, attenzione Reyes, il tiro e la rete di Reyes. La rete di Reyes per l'1-0. No, no, era un momento proprio che non ci voleva assolutamente. Assolutamente, lasciato solo, chiaramente, un errore nostro. C'è stato l'intervento su Lavezzi che è rimasto a terra. Sarei curioso di rivedere l'intervento su Lavezzi. E infatti vanno a protestare un po' i giocatori del Napoli su quell'intervento. Ecco, rivediamo, vediamo un po', e c'è il lancio qui impreparata la retroguardia del Napoli, perché c'è questo pallone perso in mezzo al campo. Sì, è bravissimo tutti, Katsouranis a trovare Reyes, perché tutti si aspettavano che l'arbitro fischiasse. Maggio stava avanti a Reyes di quei 2-3 metri e chiaramente Reyes è riuscito a portare, c'ha un gran sinistro. Ha fatto un gran gol, però peccato, perché questa palla persa in mezzo al campo, con il dubbio se c'è stato fallo o meno su Lavezzi. È 1-0 per il Benfica e questo è un brutto risultato, perché non solo il Napoli è passato in svantaggio, ma questo è un gol che al momento dà la qualificazione al Benfica. Ma il Napoli deve reagire, sa reagire, ha tutte le chance per poter recuperare, deve recuperare, può fare di tutto per recuperare, basta non sbagliare molto a centrocampo, cercare di evitare questi errori, perché solo con gli errori nostri il Benfica è riuscito non solo a far gol ma a creare anche qualche problema. Allora cambia tutto, il Napoli dovrebbe far entrare a questo punto Russotto per Hamsik, però ancora... Ecco, allora quando hai notizie precise ci chiami, se no continuiamo la nostra telecronaca. Luisao e allora Sidney. Jorge Ribeiro, Di Maria, su di lui Gargano, Nuno Gomes, triangolo con Di Maria, cade a terra Nuno Gomes, Di Maria, attenzione Di Maria si allarga, Giannello! Mamma mia, momento delicatissimo del match. Sì, delicatissimo, perché adesso chiaramente il Napoli sta tentando un po' il tutto per tutto, deve cercare però di farlo con una certa intelligenza, tranquilli. Lavezzi, Zalageta in aria, Zalageta è fermato e si salva in calcio d'angolo Maxi Pereira. Comunque il Napoli deve cercare di attivare il più possibile Lavezzi, perché ogni volta che ha il pallone lui... nasce qualcosa. Sì, in effetti il Napoli c'è, la retroguardia del Benfica è chiaro che si preoccupa, anche adesso hanno fatto un calcio d'angolo perché erano preoccupati, quindi necessariamente bisogna cercare di non dare spazio a Reyes a sinistra. Maggio deve tentare di... Attenzione Gargano, anticipo di Luisao su Zalageta che commette fallo secondo l'arbitro, ed è dunque il giovane Russotto, Andrea Russotto, preso in prestito dal Bellinzona, 20 anni. Come valuti questa sostituzione, Gianni? Sì, che io, se ben ricordi, ho detto che mi aspettavo qualcosa in più dal primo tempo di Amasi, che in effetti anche negli inserimenti non è mai entrato in partita. Russotto è un giocatore tecnicamente valido, rapido, ricco di inventiva, certo che è talentuoso. Può con la sua fantasia cercare di inventarti qualche cosa. Katsouranis, Nuno Gomes, attenzione a spazio per il tiro, lo prova Giannello,
Pianello sempre attento, preciso. Con Di Maria, carica il sinistro Di Maria, sbaglia tutto sul fondo. Noi, come ti dicevo prima, bisogna cercare invece, anziché le palle lunghe, o tirarla lunga quando c'è spazio sul Lavezzi che è veloce, altrimenti bisogna tenere possesso di palla, giocare tranquilli, avere la circolazione della palla e poi cercare di dare l'inserimento giusto a Lavezzi. Ecco Denis, entra Denis. Barbara, al posto di chi? Dovrebbe uscire Maggio, vediamo un po'. E allora, in questo caso, Russotto va a destra. Beh, Russotto va a fare l'altro, la gioca alto a destra, è fuori discussione. Il Napoli in questo caso è molto offensivo, è importante adesso vedere. Esce Lavezzi. Entra Denis ed esce Lavezzi. Mi sembra un po' deluso Lavezzi, Ma insomma, non l'ha presa bene. Beh, veramente non l'ho presa bene neanch'io, non me l'aspettavo questa decisione. Però non ho capito il cambio, perché forse non sta bene, ma altrimenti. Si sono anche un po' presi i due. Lavezzi deve aver detto qualcosa a Reia, che Reia ha detto di accomodarsi in panchina. Almeno questo è quello che ho interpretato io, naturalmente. È una mia interpretazione qui da molto lontano, ma insomma, credo che Lavezzi si sia lamentato con Reia, che lo ha. Se un giocatore è sostituito non si deve lamentare, assolutamente, questo a mio avviso è inconcepibile, non lo ammetto, non lo accetto, però voglio dire. Ecco Denis che scatta, Denis il destro alto sul fondo. Ecco qui, lui è ancora, non è ancora a freddo, poteva, anziché tentare questo tiro così, poteva rientrare, poteva succedere di tutto, il difensore poteva anche entrare su di lui, poteva nascere anche un fallo importante, non è successo. Però ritornando al discorso di Lavezzi, sai, poi ognuno ha le sue idee, chiaramente qui non è che stiamo a fare critiche o meno, facciamo delle considerazioni personali. Io Lavezzi è un giocatore che comunque terrei sempre in campo, perché anche al 92esimo ti può inventare qualche cosa, però se Rea ha deciso in questa maniera, evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni. Riparte il Napoli, Maggio, Russotto, palla verso Denis, riesce in qualche maniera a riconquistare il pallone l'argentino, poi sono troppi giocatori in maglia rossa, lotta ma commette poi fallo su Yebda, esce Di Maria ed entra Urreta. Ecco, Urreta invece è un ragazzo molto giovane, ha solo 18 anni, è un 1990, è un uruguaiano, è arrivato proprio quest'estate al River Plate. È un giocatore che è stato in panchina in questo campionato con il Porto ed è stato titolare una sola volta contro il Rio Ave. È un ragazzo giovane, bravo, svelto, tecnicamente abbastanza bravo, caparbio, volenteroso, però insomma. Ed è entrato Daniele Mannini dunque al posto di Vitale. 11 minuti e calcio di punizione ora per il Benfica, partita che spesso è stata spezzettata sia sul finire del primo tempo che anche in questa fase, mentre seguiamo Bigna e il suo destro inguardabile sul fondo. Calcio di punizione per la squadra portoghese, che certo non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi, ma intenzione anche interessa ad accelerare i tempi. Noi vediamo, abbiamo rivisto un'azione precedente con un tackle scivolato da parte di Blasi, mentre c'è questo cross insidioso. Urreta lascia Carlos Martin, Nuno Gomes, rete di Nuno Gomes, 2-0 all'82esimo. Ecco, adesso non ci voleva, questo è un gol che non ci voleva assolutamente. Bisognava andare ad aggredire immediatamente il portatore di palla, non è stato fatto, ha trovato anche lui, ha pescato un Eurogol, forse non si aspettava neppure lui di girarsi completamente e metterlo sul palo lungo. Gianello niente poteva fare. No, questo gol veramente taglia un po' le gambe. Sì. C'erano ancora 8 minuti a disposizione. E questo gol, insomma, 2-0 per il Benfica.
si va a prendere gli applausi di Nuno Gomes, ci rivediamo. Qui non riesce ad intervenire Rinaudo, c'è il cross di Carlos Martin e Nuno Gomes che viene perso un po' da Cannavaro, mette dentro, ha fatto un gran gol di testa, ha fatto un gran gol, non poteva fare niente Cannavaro, neppure Gianello, bisogna essere onesti, bisogna dirlo, anche nella delusione del secondo gol, obiettivamente no, questo assolutamente, però il fatto che si è perso un po' la testa, anziché stare Dennis compatti, corti, per cercare di avanzare quanto più è possibile la linea difensiva, abbiamo fatto un po' errori a centrocampo. E qui Gargano non riesce a mantenere il pallone in campo, ora c'è un po' di nervosismo, un po' di scoramento. Barbara, esplode la gioia ovviamente della panchina del Benfica, invece la panchina del Napoli è rimasta attonita, e vediamo proprio lì davanti seduto in maniera piuttosto sconsolata e poi c'è Lavezzi. Pallone che è terminato in fallo laterale. Adesso insomma è chiaro, quando si perde si va a valutare cosa si poteva fare o cosa si è fatto. Ma io, Massimo, io per quello che mi riguarda, io mi sono dichiarato, per me Lavezzi è un giocatore che non va sostituito mai, c'è proprio, non deve star bene per essere sostituito. Contini, Rinaudo, ora veramente qui allo Stadio della Luce è assordante il tifo dei tifosi portoghesi. C'è il gioco fermo, il giocatore del Benfica a terra, Jorge Ribeiro. E che dire, certo, 2-0, tanta gioia qui per i tifosi del Benfica che temevano questo Napoli. Onestamente non c'erano i due gol per il Benfica, il secondo gol è stato anche un gol bellissimo, assolutamente, al limite anche quello di Reyes, ma a vedere le occasioni del Napoli, il primo tempo, se il Napoli fosse andato in vantaggio non c'era niente assolutamente. Ma anche perché poi il pericoli il Benfica li ha avuti solo con dei tiri da lontano, e le uniche due occasioni, quelli del gol, sono state due occasioni insomma dove in qualche maniera un po' c'è stata qualche disattenzione, ma altrimenti Napoli aveva abbastanza io direi pure qualche errore nostro nella fase di disimpegno con la palla tra i piedi, abbiamo sbagliato l'appoggio, certe volte anche quello più semplice, quello sicuramente, però loro non è che hanno avuto quelle grandissime occasioni da gol. Attenzione, il tiro sul fondo da parte di Katsouranis, è tutto facile per il Benfica. Né io, Massimo, valuto adesso le loro occasioni da gol che potranno ancora avere in questi ultimi minuti, certo, perché ormai certamente sconsolato Lavezzi, eccolo qua Katsouranis, palla verso Nuno Gomes che aggancia, Nuno Gomes alto, grande opportunità per Nuno Gomes, grandissima opportunità, se capitava al Reyes sul sinistro sicuramente ti faceva male. Nuno Gomes ha fatto quel gol di testa, ma anche lui in zona gol ha sempre sbagliato, poi si è inventato questo gol stasera, vabbè. All'indietro per Blasi, scatta Russotto, lo vede Blasi, però il pallone è troppo lungo e termina sul fondo. Ma adesso anche la stanchezza, lui avrebbe potuto colpire questo pallone con l'interno collo a giro per metterglielo dentro, invece anziché metterlo dentro, che Russotto era partito, gli ha dato alle spalle. Ma, ed insomma, è finita. Benfica batte Napoli 2-0. I gol tutti nel secondo tempo, al 12° di Reyes e al 37° di Nuno Gomes. Peccato, sfuma il sogno europeo, il cammino che poteva proseguire di questo Napoli in Europa. Sì, guarda, io per la verità ho ancora l'amaro in bocca per questa sconfitta, che sarà difficile per quello che riguarda me proprio sul piano personale riuscire a digerirla, proprio perché il Napoli ha fatto degli errori anche di quelli più stupidi. Quando stava in possesso di palla il Benfica non ha fatto niente di particolare per crearci dei problemi, anche se hanno bloccato i due esterni nostri con due esterni alti loro, vale a dire sia a Maggio che a Vitali, ma poi non hanno fatto niente, noi avevamo superiorità numerica a centrocampo. Il rammarico è che Hamsik non è stato il solito Hamsik che conosciamo tutti, non ha fatto differenza, quindi le considerazioni sono queste. Un peccato, il Napoli effettivamente esce a testa alta
da questa Coppa, ma con moltissimo rammarico, perché effettivamente si poteva fare molto molto di più facendo le cose semplici. Eh sì, e soprattutto il rammarico aumenta perché i due gol, soprattutto il primo, è nato da un pallone perso in mezzo al campo, c'era probabilmente, non lo so, io vorrei rivederlo con calma, ma insomma forse anche un fallo su Lavezzi, è stata una disattenzione, ma soprattutto perché se si ripensa a quelle due occasioni sul fine del primo tempo. Sì, sicuramente, sicuramente, comunque il fallo c'era, Maggio era già salito e quindi ha trovato tutta la difesa, secondo me spiazzata, perché Maggio in un'altra occasione non gli avrebbe dato i 3 metri a Reyes. Per lui è stato un gioco da ragazzini, fare 2 metri avanti, controllo di palla e col sinistro, un sinistro che ti fa male, non è un giocatorino così, un giocatore che ha giocato con Real Madrid, con l'Arsenal, l'Atletico Madrid, un giocatore che a livello internazionale è conosciuto, ha avuto delle quotazioni, come ti ho detto all'inizio di trasmissione era stato blindato inizialmente al Siviglia addirittura per 100 milioni, quindi 100 milioni di euro parlo, non 100 milioni delle vecchie lire, per cui è un giocatore importante, ha avuto quell'occasione e ci ha fatto gol.